Ciao, benvenuto, ben ritrovato sul mio canale, benvenuto soprattutto su questo nuovo video, benvenuto su Nuvolozzi, la rubrica dove si parla di vaping senza parlare di vaping. Com'è possibile? Semplicemente non si fanno recensioni e via discorrendo, cerco semplicemente di dare notizie inerenti al mondo del vaping. Come sempre, come al solito, iscriviti, lascia un commento, schiaccia la campanellina, metti un bel mi piace, qui sotto come vedi ci sono anche gli altri miei social, insomma, le classiche solite cose che a te che stai guardando non costa nulla, per me sono molto importanti per darmi una mano a crescere con questo mio piccolo canale. Di che cosa parliamo oggi? Finalmente buone notizie! Volevi! Guarda che faccia! Guarda che faccia! Non se l'aspettava! Come? Non ci sono buone notizie? Ma dai, no! 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 Ok, non ci sono buone notizie, o perlomeno alcune ci sono, altre un pochettino meno. Volevo semplicemente darvi un piccolo resoconto sulla consultazione pubblica indetta dalla Comunità Europea, della quale vi ho parlato qualche giorno fa in un video. Vi dico subito che i commenti al momento attuale sono 11.000, grosso modo. E la cosa positiva è che da quando io ho fatto il video, che erano appena una quarantina, 50 commenti, ci sono stati tanti che hanno voluto lasciare la propria testimonianza, che hanno voluto commentare sotto questa consultazione della Comunità Europea, che è ancora aperta. Sarà aperta fino al 17 di giugno 2022, è aperta dal 20 di maggio. Non sarà l'unica, perché per il quarto trimestre del 2022 sarà ancora prevista una nuova consultazione, quindi questa qua non sarà l'unica, ma ce ne sarà un'altra nel quarto trimestre, quindi diciamo autunno e via discorrendo. Cose positive, 11.000 commenti, sono ancora pochi, pochissimi, vengono ovviamente da tutta Europa, Regno Unito compreso, e mi fa piacere che gli abitanti del Regno Unito partecipino a questa cosa, anche se il Regno Unito non fa più parte dell'Europa, però loro possono portare la loro testimonianza vera, verace, di uno stato dove la sigaretta elettronica, dove il vaporizzatore personale utilizzato come riduzione del danno funziona realmente, quindi mi fa molto piacere. Altre cose positive, qualcuno comincia a parlarne. Dico degli influencer, di chi segue il mondo dello svapo, qualcuno ne parla, pochissimi, ovviamente i grossi nomi no, perlomeno non li ho sentiti, non mi è capitato di imbattermi in un loro video o in un loro post che pubblicizzava questa cosa, però qualcuno ha cominciato a interessarsi. Le cose positive, ahimè ragazzi, finiscono qua, nel senso che tra l'altro chi ne ha parlato anche in maniera incompleta, in maniera non troppo positiva, e tra l'altro se uno deve parlarne e presentarla con queste premesse, forse è bene che non ne parli, opinione mia personale. Come detto, i grandi influencer, quelli che smuovono i mercati, non ne hanno parlato, perlomeno io non ne sono a conoscenza. Se qualcuno ha conoscenza di qualche video da parte di qualcuno di quelli grandi, me lo faccia pure sapere qua nei commenti, e a me, ripeto, non risulta. Altre cose negative, che ne ho sentito parlare un po' alla cazzo di cane, perché ovviamente c'è quello che dice non funziona, l'altro che ribatte non ha valenza legale, non serve a un cazzo, quante ne abbiamo fatte che poi non sono servite a niente. Ho già risposto ampiamente a queste cose, voglio semplicemente ulteriormente rispondervi prendendo in prestito una frase da una canzone di un artista che ascolto in maniera molto molto piacevole, che ascolto molto volentieri, e cioè Alessandro Mannarino. Una frase di una sua canzone dice che 1.000 gocce rompono una pietra. Se veramente mi stai chiedendo cosa vuol dire questa cosa, e mi fermo qua, non spiego altro,
Se qualcuno che sta ascoltando vuole una spiegazione, amico mio, hai qualche problemino grosso. Penso che la frase in sé per sé sia abbastanza esplicativa. Quindi, però, d'altronde mi fa venire in mente un'altra delle cose che mi ha fatto abbastanza incazzare in questi ultimi tempi. Il fatto che in tanti, in troppi, si aspettano che faccia quello. Nel senso, ah, ma ci dovrebbe pensare a divulgare. Allora, piccola premessa, io nel mio piccolo sono venuto a sapere che c'è questa consultazione pubblica da parte della comunità europea, e l'ho fatto sapere a più persone possibile nel mio piccolo. In tanti mi hanno detto, ah sì, ma ci dovrebbero pensare le associazioni di categoria. Ora, a prescindere che qualcuna delle associazioni di categoria ci ha pensato, nel senso che comunque ha mandato email, ha fatto post su Facebook e via discorrendo, però questa cosa mi fa un po' sorridere, un po' incazzare, perché ragazzi, non si può sempre aspettare che sia qualcun altro a fare quello che possiamo fare tranquillamente noi. Non so se mi spiego, spero di sì, penso di sì, spero di sì, però sento dire ci dovrebbero pensare le associazioni, dovrebbero fare questo, dovrebbero fare quest'altro. Ok, avete perfettamente ragione, però è anche vero che se ognuno di noi nel nostro piccolo facessimo un piccolo passo in quella direzione, come dice la canzone di prima, mille gocce spaccano una pietra, magari un mattoncino sopra l'altro, poi sicuramente non si arriva da nessuna parte, però a star lì così ed aspettare che si muova sempre qualcun altro è dura, è molto dura, difficilissimo. Un'altra cosa che mi ha fatto abbastanza incavolare quando si parla che non c'è unità di intenti nel mondo dello svapo, cosa tra l'altro verissima. Quello che mi fa incazzare è che sento dire in giro da qualcuno, le divisioni interne ci sono come in ogni altro settore, e mi si prende ad esempio il motociclismo, il calcio. Sì, no, ci sta tranquillamente, è vero, c'è le diatribe, tra virgolette, tra chi svapa di polmone, tra chi svapa di guancia, tra chi svapa in cloud, chi appaia le guance, hai ragione tu, no, ho ragione io, sento meglio io, no, rigenero meglio io, e via discorrendo. Come d'altronde anche nel motociclismo c'è chi adora le moto sportive, c'è chi adora il GS, c'è chi adora le Tracer, c'è chi adora il KTM, c'è chi adora i cancelli, come li chiama qualcuno. Tutto vero, verissimo, è da sempre così, e ci sta che sia così. Però è anche vero che in altri ambiti, quando c'è da scendere in campo, in piazza, per difendere gli interessi di tutto il settore, e dopo lì i colori un po' svaniscono, si pensa tutti ad un unico obiettivo. Io penso, sono anche motociclista oltre che svapatore, sì, ci sono le differenze, però se c'è da scendere in campo per difendere il motociclismo in sé per sé, allora dopo siamo tutti fratelli. Però non si guarda a chi ha il cancello, chi ha la moto sportiva, perlomeno la mia piccola esperienza mi dice questo. Il problema grosso probabilmente è che qua in questo settore c'è chi questa cosa la vede come una possibilità di ridurre un danno, e c'è chi invece ai propri interessi mette davanti solo i propri interessi. Poi ci sarebbe anche una terza categoria di quelli che non ne sanno un cazzo di tutto questo, che sono la stragrande maggioranza dei vapers, degli svapatori. Perché tanti non seguono i social, ma se nessuno glielo dice a questi signori qua che esistono queste iniziative, e come fanno a saperlo? E qua mi rivolgo, cioè potrebbe farlo chiunque di mettere al corrente di queste iniziative, chiunque, non lo fa nessuno, si preferisce aspettare, è tutto qua. Ma sapete però qual è la cosa che mi fa un pochettino più sorridere in tutto questo? Che poi non so, vabbè, sorridere fino a un certo punto. Che è probabile che si debba sperare nell'aiuto consapevole o inconsapevole del nemico. In che senso, direte voi?
Nel senso, molto semplicemente, che in settimana ho letto un articolo dove il buon Risso, presidente della Federazione Italiana Tabaccai, ha fatto un editoriale sul giornale che viene distribuito alle varie tabaccherie, dove si è un po' inalberato sul fatto di questa revisione della TPD3 che è in previsione nel prossimo futuro, quindi c'è questa consultazione, e perché anche loro sono abbastanza preoccupati dai divieti degli aromi, soprattutto il plain packaging li preoccupa particolarmente. Se qualcuno si sta chiedendo che ci azzeccano i tabaccai, la Federazione Italiana Tabaccai con lo svapo, signori, è dal 2014 che svapo, sigarette elettroniche, riscaldatori di tabacco, bustine di nicotina e tutto quello che concerne il danno che sarebbe il tabacco e il danno ridotto, che tutto quello che serve per combattere il tabacco, è stato accorpato in un'unica categoria. Quindi ecco cos'è che c'entra i tabaccai. Quindi ora sarà possibile che noi bisogna sperarne l'aiuto, che si inalberi, si incazzino i tabaccai per avere un aiuto contro, cioè dai, ma esiste sta cosa? Esiste veramente? Non ho veramente parole. E un commento da fare, sì, come recita la copertina del video, animale, anzi divinità a scelta, animale a scelta. Al prossimo video.